Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.online, il nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com. Del 15 settembre, per chi ci sta ascoltando in diretta, sono tornato, ricomincia passeggiando con Rami da oggi per i prossimi giorni, e quindi da oggi fino a venerdì prossimo tutti i giorni, di solito alle 6:15 circa del mattino. Oggi in un orario un po' più tardo, perché è domenica, è giusto così. E ricominciano i passeggiando con Rami. Buongiorno a tutti. E domani è di nuovo lunedì, ebbene sì. A proposito di questo, ho deciso, prima di tutto su letteralmente.online abbiamo inaugurato la sezione TV, quindi se andate su www.letteralmente.online, cliccate su TV, si apre Letteralmente TV, ok? E voglio inaugurare domani una nuova sezione, ebbene sì, perché molti di voi ci hanno scritto chiedendoci di essere aiutati nel superamento della problematica del lunedì, del trauma del lunedì. E dopo il trauma del lunedì inizia l'attesa, quindi viviamo in funzione dell'arrivo del weekend, che poi non si senta inferiore chi
weekend non ce l'ha, nel senso che non ce l'ha magari di sabato e o di domenica, cioè è il weekend, è una convenzione, e lo decidete voi quando è il vostro weekend. Se il vostro lavoro vi fa stare a casa il lunedì, il mercoledì, quello è il vostro weekend, ok? Quindi parliamo di weekend tradizionalmente come sabato e domenica, ma poi ognuno si personalizzi dentro di sé, nel pensiero, il weekend in base alle proprie esigenze, al proprio stile di vita, alle proprie esigenze lavorative soprattutto, che sono quelle che purtroppo ci obbligano a... no? E quindi voglio aprire una nuova sezione domani dedicata proprio alle frasi motivazionali per affrontare il lunedì e l'attesa del weekend successivo. E quindi voglio aprire proprio una sezione weekend su letteralmente.online. Cosa ne pensate? Scrivetemelo a radioyoganetwork@gmail.com. Dopo i, diciamo, 55 anni, diciamo che sono obbligatori la sobrietà, il bon ton, la dolcezza, la cultura. I capelli bianchi e le rughe sono esperienza. Direi che devono soprattutto essere consapevolezza di sé. Non abbiamo più mode da inseguire affannosamente e neanche bisogno di esibire chissà cosa. Dopo leggiamo anche una cosa divertente sulla... vediamo se lo trovo, che ho pubblicato l'altro giorno su un nostro thread privato, credo. Vediamo. Sì, l'ho trovato. Benissimo, così dopo vi leggo anche questo. Anzi, adesso me lo auto inoltro su messaggi salvati, questa cosa fantastica di Telegram. Ok, questo è un messaggio che ci ha mandato Marianna, l'ha inviato a radioyoganetwork@gmail.com. Quindi non abbiamo più mode da inseguire affannosamente e neanche bisogno di esibire chissà cosa. Abbiamo invece maturato una personalità e uno stile. Una personalità e uno stile che ci rendono belli, che ci rendono belli di fascino, di portamento, di pensiero, di savoir-faire, belli di eleganza, un'eleganza che non è affatto scritta in uno standard, ma in espressioni di raffinatezza di spirito. Lo stile è esattamente la conquista di una libertà di buon gusto, quindi di una libertà. Il buon gusto è una libertà. Io non capisco questo terrore dell'età e del grigiore, ma il grigio è bellissimo. Io e Massimo, a proposito di Letteralmente TV, siamo stati l'altro giorno all'IKEA, nelle prossime settimane su letteralmente.online e cliccate su TV, appariranno due o tre video che abbiamo realizzato in questa giornata che abbiamo passato all'IKEA. E di nuovo, anche quest'anno, abbiamo comprato altre cose grigie perché stiamo rifacendo, pareti comprese, come qualcuno di voi avrà già visto in altri video. E siamo ancora dietro a dipingere la zona giorno, rimane ancora il corridoio e mi sa che rimarrà di nuovo. Abbiamo fatto una settimana di ferie proprio adesso, io e Massimo, e abbiamo fatto una settimana di ferie quest'estate, durante la quale abbiamo fatto tutta la zona giorno, tranne il corridoio. E ci eravamo ripromessi di fare il corridoio durante la nostra settimana di ferie autunnale, che abbiamo appena fatto, anche se in realtà saremo ancora in estate, diciamo fino a circa il 21 giugno comunque, settembre, però io lo considero già autunno. Io, per me, dall'1 settembre è autunno, per me è autunno già da mo', già, però diciamo senza esagerare. Io poi odio l'estate, sì, l'estate
e tra virgolette l'inverno, però certo, se devo scegliere tra estate e inverno preferisco l'inverno. Io amo la primavera e l'autunno. E siamo stati lì che abbiamo comprato altre cose ancora, quindi altri cuscini, un rattan, e quindi stiamo facendo tutta la casa grigia, perché il nostro abbigliamento lo stiamo facendo. Scusate un attimo perché sto guardando. Ah, ok. Sì, dopo che sto leggendo, scusate, mi sta scrivendo il nostro Maxi Boy. Ok, eccolo qua. Giustamente, ok, mi correggo subito. Giustamente, Maxi Boy H Massimiliano H Megacham mi scrive su Telegram che è runner, non rattan. E non lo so perché ho detto rattan, non lo so cosa stavo pensando. Quindi stavo dicendo, quindi tutto grigio, perché il grigio è buon gusto. Il grigio è libertà, non è tristezza. Il grigio è felicità. Quindi lasciamo i colori alle altre età, anche perché se diventa tutto uguale, ma che vita è? Per ogni tappa, tempo, luogo e circostanze, per ogni cosa, per ogni tappa della nostra vita c'è un colore, c'è un comportamento da tenere, ma questo è libertà, non il contrario. Se non la pensate in questo modo, vi consiglio, mica, non vi sto dicendo di andare a farvi psicanalizzare o che state sbagliando, vi consiglio qualche ritiro, non necessariamente un ritiro spirituale, non necessariamente con altre persone nel ritiro di un silenzioso monastero, comunque bellissimo, io l'ho fatto più volte, ma anche semplicemente un ritiro in se stessi di un weekend, ne fate più di uno di questi weekend, dove bevete tisane calde, leggete un buon libro, state da soli, spegnete il telefono, staccate il campanello, non so se si può, io a casa mia l'ho fatto staccare, lo accendo solo se so che aspetto qualcuno quella mattina, quindi chi si è preannunciato via mail, attacco il campanello quella mattina. Questo l'ho imparato da mia madre, anche lei fa così da anni. Ma perché io non devo niente a nessuno. Io non devo soldi a nessuno, pago le tasse, vado a lavorare, non mi faccio mai un giorno di malattia da non so quanti anni. A malapena ho fatto questa settimana di ferie dopo 2 anni che non ne facevo, che non sto mai a casa neanche in ferie. Cioè, io non devo niente a nessuno, quindi io posso permettermi di non fare, a proposito anche di un altro argomento di stamattina, di non fare aperitivi e cene fuori con amici, perché non devo niente a nessuno. Chi vuole partecipa al mio aperitivo virtuale. Non devo niente a nessuno, quindi io posso staccare il campanello di casa. Ho la PEC, cioè ci sono cose legali che comunque qua non arrivano mai, perché ripeto, non devo soldi a nessuno, però può comunque arrivare la comunità. Un'azienda ti deve comunicare ufficialmente, o anche un'associazione culturale, quindi ti deve comunicare formalmente una cosa, scegli la PEC. Però non aspetto niente di cartaceo da nessuno, le bollette arrivano direttamente in banca, vengono automaticamente pagate, quindi tra l'altro non ho ritratti di bollette, l'affitto idem, quindi io posso staccare il campanello, concedermi dei weekend dove spengo campanello e telefono, chi vuole mi manda su Telegram, che si può usare anche dal tablet, a differenza di WhatsApp ad esempio. Vabbè, una delle tante differenze rispetto a WhatsApp, non solo quella, mi ha fatto scegliere Telegram. Io odio WhatsApp, ho un amore odio nei confronti di WhatsApp, per il fatto prima di tutto che io odio Facebook, ho un amore odio anche nei confronti di Facebook, che è più odio che amore. WhatsApp è di Facebook, come ben sapete, di proprietà di Facebook, quindi di conseguenza odio WhatsApp, preferisco di gran lunga Telegram. Ci sono dati, comunque dati alla mano, se voi andate a vedere il confronto tra le caratteristiche di Telegram e WhatsApp, vedrete anche voi con i vostri occhi che effettivamente è meglio Telegram, e
quindi io spengo il telefono, non devo niente a nessuno e mi faccio i miei weekend, che consiglio anche a voi, dove a digiuno la mattina vi bevete una bella tisana a digiuno, ok? Poi magari a mezzogiorno vi mangiate del riso integrale bollito con delle verdure bollite, durante il pomeriggio altre tisane, leggete libri, state in silenzio o al massimo della musica classica. Quindi provate a stare un po' con voi stessi, provate a guardarvi allo specchio. C'è quell'esercizio di Osho bellissimo che, se volete, posso trovare. Adesso io posso anche provare ad aprire qua iBooks, vedere se lo trovo immediatamente. Ecco, mi chiede di inserire la password, così vediamo se riesco a leggervi subito questo esercizio. E nel frattempo andiamo avanti. Allora, l'attenzione al look diventa un piacere, un gioco, una prova di serietà. Proprio così. Possiamo coccolarci, toglierci qualche sfizio, fare pace con un difetto. L'outfit diventa una nostra creazione, una nostra espressione. Cosa sono i vestiti? Confezioni. E allora, se quello che c'è sotto e dentro è uno scrigno di valori, sapienza, principi, desideri, virtù, quello che ci mettiamo sopra è esattamente la nostra impronta, il nostro marchio. Quindi, doppiamente, dobbiamo stare attenti a cosa indossare dopo i 50 anni. Deve trionfare lo stile, perché trionfiamo noi, più lucidi, più autoironici, più profondi e insieme più leggeri. E a questo punto leggiamo quello che ci ha inviato Marianna, dicevo prima. Voglio salutare Marianna, che sempre manda poesie, i suoi pensieri, barzellette anche, mi fa morire, a radioyoganetwork@gmail.com. A tutti i pensionati, il bello dopo la pensione l'ho scoperto il giorno dopo. Si comincia ad avere meno rimpianti. Saluti solo chi ti saluta. Amare? Capisci che è una grande parola. Infatti la usi con cautela. Le seghe mentali di ciò che pensano gli altri le lasci per gli altri. Parli solo con chi ti fa piacere di parlare.
Il no diventa no. Il va bene diventa basta così. Il ci penso spesso diventa col cavolo. Eh sì, si comincia una sorta di scelta. Si comincia a scegliere solo ciò che ci fa stare bene, anche con il rischio di restare soli, e si sta benissimo soli. Dopo 50 anni, tutto cambia. Cambia che cominci a capire la frase di Vasco: il tempo vola e la vita è una sola. Non sprecate il vostro tempo per persone inutili, situazioni inutili, e peggio ancora per ciò che è limitato, tipo i cervelli di certe persone, perché poi il tempo vola e la vita è una sola. Buona giornata da Marianna. Ecco, allora sto sfogliando, l'ho trovato sul mio iBooks, il libro arancione di Osho. Che meraviglia questo libro. Allora, sono all'indice. La gioia più grande della vita, cos'è la meditazione? La meditazione non è concentrazione. Crea uno spazio dove meditare. All'alba, risate, movimento e catarsi. Al mattino, celebrazione, lavoro, gioco. Nel pomeriggio, sedersi, guardare, sentire. La sera, scuotersi, danzare, cantare. La notte, fantasia, preghiera, amore. Poi per ognuno di questi titoli ci sono tanti sottotitoli. Questo è l'indice del libro. Io vi sto leggendo solo le cose principali. Prefazione alla... Vediamo se posso usare... il cerca, direi di no perché è un PDF fotografato questo, se ricordo bene. Allora guardiamo nell'indice, nelle sottovoci, se trovo quella meditazione lì. Thank you.
Questa è bellissima. Nei monasteri zen il maestro va in giro con un bastone e ogni volta che scopre un discepolo imbambolato, immerso nei suoi pensieri, con mille sogni riflessi sul volto, immediatamente gli dà un bel colpo in testa. Quel tocco scende lungo la spina dorsale come una scossa e in una frazione di secondo il pensiero si arresta e improvvisamente sorge la consapevolezza. Addentrati nel vuoto che è in te. Ogni notte, prima di dormire, chiudi gli occhi e per 20 minuti scendi nel vuoto che è in te. Accettalo, lascia che sia presente. Avevo lasciato acceso il monitor, scusate. Se affiora la paura, lascia che sia presente. Anche se tremi di paura, non rifiutare lo spazio che sta nascendo dentro di te. In 2 o 3 settimane sarai in grado di percepirne la bellezza, sarai in grado di avvertirne la benedizione. E una volta gustata questa grazia, la paura sparirà da sola. Non devi lottare con lei. Nel giro di 3 settimane, un giorno, all'improvviso, sentirai una grande beatitudine, un'esplosione di energia travolgente, una qualità gioiosa del tuo essere, come se la notte fosse finita e il sole apparso all'orizzonte. Alla sera spegni la luce, siedi sul letto e chiudi gli occhi. Immagina di essere in una foresta, enormi alberi verdi, selvaggi. Immagina che ti trovi lì. Poi comincia a camminare. Lascia che le cose accadano, non forzarle. Non dire mi piacerebbe avvicinarmi a quell'albero. No, lasciati semplicemente andare. Cammina nella foresta per 5-7 minuti e arriverai nei pressi di una grotta. Percepisci ogni cosa nei dettagli, la terra sotto i tuoi piedi. Tocca con le mani le pareti di pietra della grotta, sentine la ruvidezza, la freschezza. Vicino alla grotta c'è una cascata. La troverai, una cascatella. E il rumore dell'acqua che precipita.
ascoltalo e ascolta il silenzio della foresta e degli uccelli. Lasciati andare all'intera esperienza. Quindi siedi all'interno della grotta e inizia a meditare. È una meditazione all'interno della meditazione. Non hai mai visto le scatole cinesi? Una scatola dentro un'altra scatola, dentro un'altra scatola? Ecco, l'ho trovata, guardare fisso in uno specchio. Chiudi la porta della tua stanza e metti un grande specchio davanti a te. La stanza deve essere buia. Quindi accendi una candela di fianco allo specchio, in modo che non venga riflessa direttamente. Lo specchio riflette solo il tuo volto e non la fiamma. Poi fissa con insistenza i tuoi occhi, senza battere le ciglia. È un esperimento di 40 minuti e nel giro di 2 o 3 giorni riuscirai a non muovere più gli occhi. Anche se vengono le lacrime, lasciale venire, ma continua a non battere le ciglia e a fissare i tuoi occhi riflessi. Non muovere lo sguardo. Continua a fissarti negli occhi, i tuoi occhi, e nel giro di 2 o 3 giorni ti accorgerai di un fenomeno singolare. Il tuo volto assumerà nuove fisionomie. Ti potrai perfino spaventare. Il volto nello specchio comincerà a cambiare. A tratti comparirà un volto molto diverso che non riconoscerai neppure come il tuo. Ma di fatto tutti questi volti ti appartengono. Ora la mente subcosciente è pronta a esplodere. Questi volti, queste maschere, ti appartengono. Può apparire perfino un volto che appartiene a una vita passata. Dopo una settimana di concentrazione costante, per 40 minuti ogni giorno, il tuo volto diventerà un flusso, un film. Volti diversi continueranno ad apparire per poi scomparire e dopo 3 settimane non riuscirai più a ricordare quale sia il tuo vero volto. Non sarai più in grado di ricordare il tuo volto perché ne avrai visti passare troppi. Se perseveri, dopo la 3ª settimana, un giorno all'improvviso accadrà la cosa più strana. Tutto a un tratto lo specchio non rifletterà più alcun volto. Lo specchio sarà vuoto. Tu starai contemplando il vuoto. Non ci sarà nessun volto. Questo è il momento. Chiudi gli occhi e guarda in faccia il tuo inconscio. Sarai nudo, completamente nudo, così come sei in realtà. Ogni inganno sarà caduto. Quindi se hai più di 50 anni e non credi che il colore grigio sia in realtà
la conquista di una libertà di buon gusto, allora a questo punto ti consiglio vivamente di fare questa meditazione. Al termine di questa diretta, automaticamente questa trasmissione diventerà un file audio, un podcast che potrai ascoltare e riascoltare tutte le volte che vorrai su letteralmente.online/podcast. Puoi anche iscriverti al nostro iTunes, comunque tutte le settimane noi pubblichiamo tutto, anche tutti i giorni in realtà, su letteralmente.online. Quindi ti ricordo ancora il nostro sito www.letteralmente.online, lì trovi tutte le informazioni, non solo iTunes ma anche Spotify, TuneIn, quindi puoi seguirci in diretta e via podcast in differenti maniere. Ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tecnologie, per tutti i tipi di smartphone. Non abbiamo limiti, siamo qua, potete scriverci, radioyoganetwork@gmail.com. E con questo io vi saluto e ci sentiamo al prossimo Passeggiando con Rami. Letteralmente Radio by Yoga Network, www.letteralmente.online, il nostro indirizzo di posta elettronica radioyoganetwork@gmail.com.